L'Aquila chiude il suo 2022 da prima in classifica nel campionato di eccellenza, ma pareggiando 1-1 in casa con il San Buceto. Tre minuti sul cronometro e si fanno vedere gli ospiti Ranieri da lontano, Mascolo si disimpegna con i pugni. L'Aquila risponde all'undicesimo, rovesciata di Massetti che non trova la porta. Quattro giri di lancette e ancora lato rossoblu, la staffilata di Diarra impegna Di Donato, bravo a opporsi in volo plastico. 19esimo, Alessandro ha spazio da posizione favorevole, ma il suo tiro finisce sul fondo. A metà frazione Massetti beneficia di un errore di Orlando al limite dell'area del San Buceto e va al tiro, non trovando però il bersaglio grosso. Bella azione dell'Aquila al 36esimo. Corticchia smista per Alessandro che impegna severamente Di Donato. Sulla sfera vagante arriva Sarrizzo che mette in rete, ma il 19 rossoblu era in fuorigioco. Ripresa a 30 secondi e Marchionni con una pregevole serpentina entra in area e prova il diagonale sul fondo. Minuto 10, l'Aquila vicinissima al gol, punizione di Massetti, Di Donato è immobile ma la sfera colpisce la traversa e torna in campo. Il San Buceto replica al 16esimo, fiondata di Camplone sull'esterno della rete. 120 secondi più tardi è provvidenziale la scivolata di Orlando per chiudere su Diarra lanciato a rete. Al 27esimo invece è Di Donato che ci mette i piedi per opporsi alla conclusione di Marchionni. Dopo un'occasione sciupata da Santi Rocco da ottima posizione, la gara si sblocca al 36esimo. Massetti va via sulla destra, sguardo a centro area e traversone verso il palo lontano che diventa un tiro velenosissimo che si insacca alle spalle di un impietrito Di Donato, facendo esplodere i tifosi di Fede Aquilana. Il San Buceto non si perde d'animo, si riversa in avanti e al minuto 43 beneficia di un calcio di rigore assai contestato dall'Aquila, fischiato per un contatto in area ai danni di Jason Brattelli. Dal dischetto si presenta Ranieri, battuta forte e centrale che non lascia scampo a Mascolo e riporta la partita in parità. Ancora Ranieri nel recupero chiama Mascolo alla parata con un bel colpo di testa. Sul ribaltamento di fronte invece è Di Donato che chiude la porta alla conclusione di Diarra. Finisce così, adesso l'eccellenza si ferma per la pausa natalizia, appuntamento al nuovo anno con il campionato che riprenderà l'8 gennaio del 2023. Sono arrabbiatissimo perché non hanno rispetto dell'Aquila, una società che fa grandi investimenti. Nelle ultime due partite in casa abbiamo pareggiato una partita col Delfino Flacco su una rimessa di un calcio d'angolo inesistente e oggi hanno dato un rigore all'Aquila all'88esimo inesistente perché il giocatore cade sulla palla. E questo è il rispetto. Dopo una partita fatta in questa maniera dove eravamo rabbezzati perché avevamo Sciba, Carbonelli, Di Norcia e Rei fuori, di cui ho portato Carbonelli e Sciba e l'ho fatto provare a scaldare tutto il secondo tempo, il ragazzo aveva fastidio al flessore, e secondo me ci hanno portato via due punti importanti che ci danno ancora più forza, perché oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, noi abbiamo un gruppo fantastico, un gruppo forte, dobbiamo recuperare giocatori importanti che stanno fuori, ma più che altro per darci un po' di cambi anche. E sì, io l'ho detto ieri in conferenza stampa, una squadra che fa 19 e oggi 20 punti fuori casa è una squadra che gioca in contropiede perché si difende e riparte, però credo che oggi noi siamo stati impeccabili sotto questo punto di vista perché gli abbiamo concesso praticamente niente. Credo che Ranieri non ha mai attaccato la profondità, quando l'ha attaccato l'abbiamo sempre coperto, Sparvoli credo che non ci ha mai impensierito. L'abbiamo preparato in quella maniera, poi dopo è logico che quando giochi contro una squadra che si difende dentro i 50 metri della metà campo e con 10 giocatori più il portiere diventa difficile, però abbiamo avuto l'occasione per fare gol e purtroppo non abbiamo, potevamo fare qualche gol in più, quello sicuramente, però com'è finita non è assurdo perché poi la partita era finita. Dispiace perché e non ce lo meritiamo per come lavoriamo, per la società, per i tifosi, per l'investimento che ci sono, che fa la società, per i sacrifici. Io voglio pareggiare, magari prendevo un gol all'incrocio dei pali, un tiro da 30 metri, volevo pareggiare, ma in questa maniera non mi scende. È stato un pareggio veramente bello per noi, importante. E, non dico anche meritato perché... Alla fine, perché ci abbiamo creduto, perché dopo, quando si va sotto una squadra così forte, con una situazione un po' particolare, perché non lo so, è stato un infortunio un attimo del portiere, poi un giocatore stava a terra, abbiamo preso gol nell'azione forse non più nitida dell'Aquila,
e quindi potevamo, cioè poteva finire lì la partita. Invece abbiamo avuto quella forza di fare, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, e ci è andata bene. Poi penso che il rigore dalla panchina mi sembrava rigore netto, poi si vedranno le immagini. Noi abbiamo avuto l'abbiamo preparata, volevamo giocare di più, però abbiamo fatto degli errori inizialmente sul palleggio e siamo usciti male. E l'Aquila, nei primi 20 minuti ho visto un'Aquila forte, cioè, chiaramente la prima squadra del campionato. A mio parere vincere il campionato con tanti punti di scarto. Lì abbiamo fatto un po' male, però dopo ci siamo ripresi, siamo stati ordinati. Loro hanno avuto la meglio nel primo tempo. Nel secondo tempo c'è stata quell'azione di Marchionni, infatti lì potevamo prendere gol. Però dopo siamo stati ordinati, eravamo pure pericolosi. Abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio. Siamo stati frettolosi, poi i ragazzi sono tutti giovani. Noi abbiamo una difesa 2003, 2002, 2001. Quando gioca Brattelli Brian sono 2001, 2001, 2002, 2003 e il portiere è 2004. C'è solo Orlando che è 97.